Buon lunedì e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di autostrade nella bozza del piano economico finanziario presentato dal commissario al MIT e a Strada dei Parchi. I pedaggi delle A24 e A25 aumenteranno di oltre il 300% entro il 2030. Così è inammissibile, ha detto la deputata Pezzopane Giuseppe Dintino. Transitare sulle A24 e A25 potrebbe costare fino al 375% in più. È quanto previsto alla voce entrate nel piano economico finanziario presentato dal commissario Silvio Fiorentino, nominato dal Consiglio di Stato proprio per la stesura del PEF, atteso da quasi 10 anni. Secondo la bozza, la cui approvazione spetterà al Ministero delle Infrastrutture, ci saranno rincari di circa il 16% all'anno fino al 2030. Tra 8 anni il pedaggio tra Pescara e Roma potrebbe arrivare a costare anche 100 euro. Così il piano non passerà, garantisce la deputata PD Stefania Pezzopane, che ha chiesto un'audizione del commissario alla Camera quanto prima. Le tariffe già oggi, nonostante grazie a un mio emendamento siano state bloccate per 2 anni, sono comunque molto elevate. Quindi è un piano economico-finanziario, dal mio punto di vista, irricevibile. Perché carica sui cittadini ogni onere e questo è obiettivamente non ammissibile. Intanto, poche settimane fa, la Corte dei Conti ha svelato un contenzioso tra ANAS e Strada dei Parchi. La società della Toto Holding è in debito per quasi 75 milioni di euro. Il governo sta considerando seriamente la nazionalizzazione delle autostrade che tornerebbero in capo ad ANAS. Il ministero ha già inviato una nota al concessionario, ha detto la Pezzopane. Se la concessione fosse revocata, per la società del gruppo Toto si stima un indennizzo di 2 miliardi e mezzo di euro. C'è una trattativa in corso e anche su questo chiederei nell'audizione al ministro di avere un'informazione, perché in questa operazione ci vuole molta trasparenza e anche molta lungimiranza. Ed il Partito Democratico, sia di Pescara che quello regionale, tornano ad attaccare la Giunta Masci sulla scelta di nuovi parcheggi a pagamento in città, un'ulteriore tassa che penalizza i cittadini, dicono idem. Vediamo. A Pescara i parcheggi a pagamento sono sempre di più, una questione che ovviamente genera un certo prurito nella cittadinanza. La posizione del Partito Democratico qual è? È ferma soprattutto nell'opporsi a questo scelleraggio che è stato posto in atto da questa amministrazione, giustificando semplicemente la necessità di dover reperire fondi per una scarsa programmazione a livello di bilancio. Quindi noi adesso ci troviamo effettivamente un'amministrazione che deve mettere i conti a posto e l'unico modo che ha per farlo è quello di tassare fortemente la cittadinanza. Non c'è la proporzione che dovrebbe esserci, secondo norma, degli spazi appunto a disposizione dei residenti e dei cittadini bianchi, quindi quelli liberi, e gli spazi a pagamento. Qui noi sappiamo che l'ospedale è una zona importante dove sono in tanti che vengono ad assistere parenti, eccetera, quindi effettivamente il pagamento non è assolutamente giustificato e va a penalizzare chi purtroppo vive già sulle proprie spalle delle grandi sofferenze. Non è un caso che questi parcheggi blu anche dinanzi all'hospice, e sappiamo bene la realtà che viene ospitata lì. Questo è uno dei casi, ma anche in via Passolanciano, dove ci sono ovviamente gli uffici provinciali, eccetera. Adesso abbiamo anche il Coreo, dico ancora una volta, insomma il MIB viene penalizzato da questa amministrazione e non viene affatto considerata, tant'è che sono in tanti docenti, studenti, eccetera, che hanno necessità, insomma, di poter vivere quella zona in modo diverso e soprattutto con dei parcheggi liberi. Ecco, perché lei giustamente ricordava i guai finanziari del comune, anche emersi di recente, che giustificherebbero questo aumento dei parcheggi a pagamento. È davvero così necessario per rimettere i costi a posto o potrebbero esserci altre soluzioni? Non è necessario, secondo il nostro punto di vista, perché ci sono altre modalità per intervenire e insomma, andrebbero riviste magari anche alcune programmazioni che hanno portato avanti. Non ultimo quello che hanno fatto con Viale Marconi e con l'incidenza economica che Viale Marconi ha determinato sul bilancio della nostra amministrazione.
E come è cambiata la comunicazione ai tempi della pandemia e quanto hanno inciso le fake news sull'informazione sono stati i temi al centro del seminario che si è svolto a Chieti, organizzato dall'Ordine dei giornalisti. Ce ne parla Selenia Secondi. Le critiche che non siano stati sviluppati, no? È stata definita l'infodemia, termine composto dai sostantivi informazione ed epidemia, la produzione eccessiva di informazione non sempre sufficientemente accertata che si è sviluppata durante la pandemia, complici talvolta gli stessi responsabili politici e persino gli esperti del mondo scientifico. A mettere a fuoco luci ed ombre della comunicazione al tempo della pandemia da Covid e il ruolo che hanno giocato i giornalisti sono stati i relatori del seminario organizzato dal Comitato Tecnico Scientifico del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che a Chieti si sono confrontati sul tema l'infodemia e pandemia, quando la comunicazione è virale. Notizie non sempre sufficientemente verificate, contro le quali i giornalisti hanno svolto un ruolo di mediatori. Il giornalismo ha capito che doveva scegliere una postura, lo dico in termini sbrigativi, a metà tra il potere e la società, mettendosi esattamente nella postura di essere un nodo di scambio. Questo significa che c'è stato un aumento della legittimazione sociale di queste figure, un aumento di percezione di valore dell'informazione a tutti i livelli, dai siti istituzionali a quella quotidiana e ovviamente digitale, e questo significa dunque che la disintermediazione può essere combattuta. I mediatori sono sempre rimasti i giornalisti o i comunicatori generici, i presentatori di talk, eccetera. Quindi in realtà il mondo della divulgazione scientifica vera e propria mi pare che abbia avuto pochissima rappresentanza, e questo naturalmente ha determinato alcune distorsioni che poi non sta a me giudicare. In una fase di iperpresenza delle informazioni, la nostra memoria riscrive continuamente una realtà nelle quali alle notizie attendibili e veritiere si sono accavallate molte fake news. Si è trattato, diciamo, di un dibattito che ha visto circolare parecchie fake e soprattutto forse non si è stati in grado di arginarle completamente. Quindi è vero, la memoria è un social, la memoria riscrive costantemente le nostre esperienze. Questo deve far sì che la presenza delle fake news non si trasformi in un terrore per le fake news. Voltiamo pagina, rendere la macchina amministrativa sempre più funzionale, sempre più al servizio della collettività. Questo è l'ultimo obiettivo dell'amministrazione comunale di Roseto, degli Abruzzi e del sindaco Mario Nunes. Vediamo. Nuovo organigramma e nuovo funzionigramma. Così l'amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi punta a riorganizzare la macchina organizzativa del personale. Un nuovo metodo di lavoro, dice l'assessore Zaira Sottanelli, che andrà a valorizzare il lavoro di tutti i dipendenti comunali. Inoltre, da qui al prossimo futuro arriveranno anche nuove assunzioni. Da qui, nei prossimi anni, siamo costretti a fare delle nuove assunzioni perché siamo veramente sguarniti di personale, personale interno, personale esterno, personale per la manutenzione. Ci porterà via del tempo, delle risorse, ma verrà fatto. Gli uffici saranno sempre quelli, saranno riorganizzati sicuramente meglio. Ci saranno 4 settori, non più 5. Ogni settore sarà guidato dal suo dirigente e ognuno avrà il suo lavoro ben specificato sul funzionigramma. Per tutto ciò che non è previsto verrà sempre rifatto un nuovo regolamento. Ci sono stati rinnovati gli stagionali, ci sono 2 nuove assunzioni, la stabilizzazione di uno e la ricerca di un comandante, ma speriamo che non sia l'ultima volta che venga ritoccato il personale per quanto riguarda la sicurezza della nostra cittadinanza. È stata una giornata tranquilla e soprattutto sobria quella che hanno trascorso gli oltre 6.000 ragazzi al santuario di San Gabriele di Isola del Gran Sasso per i 100 giorni alla maturità. Accolti dai giovani passionisti, gli studenti hanno partecipato alle numerose messe con benedizione finale delle penne. Il massiccio spiegamento delle forze dell'ordine e l'allestimento di un vero ospedale da campo del 118 della ASL di Teramo hanno assicurato lo svolgimento in sicurezza del raduno. Tania Bonnici Castelli.
Dopo 2 anni di pandemia, 6.000 studenti da tutto l'Abruzzo e non solo tornano oggi a festeggiare al santuario di San Gabriele dell'Addolorata i 100 giorni dalla maturità. Siamo alla 42esima edizione. Giornata veramente spirituale a San Gabriele, spirituale. Ricordate. Il vostro slogan? Degli esami mi interessa o zero, buco tarallo? Ovvero niente. Una sobrietà assoluta ha caratterizzato questa giornata studentesca al cospetto del santo dei giovani, grazie anche ai controlli serrati di 50 pattuglie delle forze dell'ordine che hanno perquisito ogni macchina, autobus e zaini, sequestrando alcol e sostanze stupefacenti. I ragazzi sono stati accolti da musica e parole di benvenuto. Con quali parole accogliete i ragazzi stamattina? Della semplicità, buongiorno, da dove venite, come vi chiamate, e siamo qui per voi, per parlare con voi, per dirvi insomma che anche noi siamo come voi e vogliamo costruire una giornata insieme, fare fraternità, questo gli diciamo. Si confessano, no, Gesù è per tutti. 9 messe, una ogni ora, e al termine di ognuna il rito della benedizione delle penne, penne che saranno usate rigorosamente il giorno del diploma. La messa di metà mattina è stata celebrata dal vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi, che ha rivolto agli studenti un messaggio di speranza e incitamento alla valorizzazione dei propri meriti. Quale sarà il suo messaggio a questi ragazzi oggi? Ma il messaggio che di fronte alle difficoltà della situazione contemporanea, che è veramente per loro un'esperienza che non avrebbero mai pensato, c'è la presenza della Chiesa che vuole incoraggiarli a non aver paura di programmare la propria vita, di pensare davvero sul serio la propria esistenza, perché sono giovani che si preparano alla maturità e quindi a fare grandi scelte per il futuro. Anzi, di fronte alle difficoltà del momento presente è necessario valorizzare di più le proprie capacità, i propri talenti. Oltre alle messe per gli studenti alla soglia del diploma, c'è di più al santuario di San Gabriele: una preghiera davanti alle spoglie del santo, scritta e inviata come una freccetta che cerca di colpire il possibile voto di maturità. Tu che cosa hai chiesto a San Gabriele? Di passare con 80. Passare l'esame. Solo quello? Sì, solo quello. Non solo forze dell'ordine spiegate per prevenire abusi durante questa edizione dei 100 giorni alla maturità, ma anche un vero e proprio ospedale da campo, realizzato dal 118 dell'ASL di Teramo all'ingresso del santuario, pronto a fronteggiare ogni emergenza. Fuori ci saranno almeno 80 volontari che stanno in giro, giustamente per il controllo. Qui affluiranno i ragazzi che avranno necessità, la struttura, praticamente tre tende, 4x8 della Croce Rossa, è distribuita in numero di 22 posti, però abbiamo 3 codici rossi, 8 codici gialli e almeno 10 per i codici verdi. Restiamo in provincia perché torna nella piena disponibilità della cittadinanza di Giulianova e non solo il ponte ciclopedonale che attraversa il fiume Tordino, un'opera fondamentale in vista della realizzazione della Bike to Cost. Vediamo. Sono terminati i lavori che hanno interessato il ponte sul fiume Tordino. L'opera di manutenzione straordinaria ha comportato il rifacimento del parapetto, il restauro e la parziale sostituzione del tavolato a terra, la levigatura, stuccatura e trattamento con vernici protettiva delle travi portanti. Il progetto è stato finanziato nell'ambito del piano regionale Bike to Cost per un ammontare di 848.000 euro, comprensivo della riqualificazione della pista sul tratto centrale del lungomare. La provincia di Teramo, proprietaria della struttura, ha effettuato le verifiche di tenuta statica ed oggi la pista verso Colonia e Roseto è bella e soprattutto sicura. Per troppo tempo è stato lasciato nel più totale degrado. Grazie a dei fondi della Comunità Europea che siamo riusciti a intercettare e alla Regione Abruzzo che ha ulteriormente stanziato 168.000 euro, siamo riusciti oggi a regalare ai tanti cittadini di Giulianova e Roseto, ai tanti turisti, la possibilità di spostarsi tra le nostre due comunità senza utilizzare la macchina, ma utilizzando la bicicletta oppure facendolo a piedi. È un importante traguardo che si va a
integrare con il progetto di Back to Coast che stiamo completando sul lungomare monumentale. Devo dare atto al Comune di Giulianova alla rapidità e alla elasticità del governare, che è molto importante, di aver saputo indirizzare bene le forze, quindi ottenere un completamento sicuro. Oggi noi qui dobbiamo solamente studiare il modello per poi esportarlo da qui a 7 a 10 chilometri circa, quando tra qualche mese, mi auguro, lì sindaco, anche se non sarai confinante, ma hai detto bene, questo è un completamento del Back to Coast e quindi è tutto collegato. Sarà bello averti al mio fianco, non so se con la fascia blu o con la fascia tricolore, ma sarà sicuramente un onore, ti dico già da adesso che sarai al nostro fianco. E come ogni lunedì apriamo la nostra ampia pagina dedicata allo sport. Un avvio di ripresa disastroso condanna il Pescara alla 7ª sconfitta in campionato. Alla luce del risultato maturato al Porta Elisa, il Pescara può così dire addio alla rincorsa al terzo posto. Paolo Renzetti. Un Pescara irriconoscibile perde al Porta Elisa di Lucca per 2-1 e dà l'addio al terzo posto dopo una gara ancora una volta deludente al cospetto di una coriacea lucchese che ha meritato il successo giocando con quella vis pugnandi che anche questa volta invece mancate i biancazzurri che finiscono sul banco degli imputati, così come il tecnico Gaetano Auteri che alcuni vorrebbero ormai al capolinea. Per il Pescara quella che sta per concludersi rischia di essere una stagione a dir poco fallimentare. Delfino in campo con il 4-3-3, in porta torna Sorrentino, mentre in difesa con il rientrante in grosso c'è Gherardi. A centrocampo Memusciai gioca al posto dello squalificato Pompetti, in avanti con Ferrari ci sono Dursi e Rauti. I toscani rispondono con il 4-3-2-1, assenti Fedato, Semprini e Rodriguez. Pioggia e terreno allentato al Porta Elisa, dove si parte agli ordini di Deusanio di Faenza. Al sesto Pescara ad un passo dal vantaggio con il cross di Zappella e di colpo di testa, colpo sicuro di Ferrari a due passi da Coletta, con la palla che termina però fuori di un soffio. Biancazzurri determinati ma che rischiano all'ottavo con un tiro di Visconti che chiama Sorrentino alla deviazione in corner. Ancora locali pericolosi al decimo con un brivido in area abruzzese con Tumbarello e Collodel che pasticciano con la palla che termina sopra la traversa della porta abruzzese. Gara aperta e divertente fra due formazioni che non si risparmiano su un campo allentato dalla pioggia. Al 22esimo si rivedono i padroni di casa ancora con Visconti che ci prova nuovamente dalla distanza, non inquadrando lo specchio della porta. Al 27esimo pericolosissimi locali con Nanni che prima del limite sfiora il palo della porta di Sorrentino. Meglio i rossoneri in questa fase di partita con i ragazzi di Auteri un po' remissivi e incapaci di creare problemi alla formazione di casa, fino al 45esimo quando arriva il doppio fischio di Deusanio di Faenza ed il primo giallo della gara a carico di Derisio. La ripresa inizia con Cernigoi al posto di Rauti, l'ex Seregno va al centro con Ferrari a destra e Dursi a sinistra. Pescara però irriconoscibile, visto che dopo tre minuti Visconti approfitta di una dormita della difesa pescarese andando a segnare il gol del vantaggio. Biancazzurri sotto shock che subiscono dopo appena 120 secondi il raddoppio di Belloni con l'errore evidente di Sorrentino che si fa superare dal pallone. Lucchese 2, Pescara 0 con i biancazzurri che appaiono come un pugile suonato, ma reagiscono almeno al decimo con Ferrari che dalla distanza dopo un sospetto fallo su Minala fulmina Coletta per la rete del 2-1, segnando così la 15ª rete personale in questa stagione. Gara che resta così aperta almeno virtualmente con Dursi che al 12esimo dal limite dell'area toscana chiama alla parata il portiere di casa. Il Pescara attacca pieno organico con Clemenza al posto di Memusciai e con Auteri che passa poi al 4-2-4 in una partita che resta però molto complicata per un Delfino in giornata negativa ed in stato confusionale. Fra i biancazzurri c'è anche Diambò al posto di un deludente Dursi. Con i minuti che trascorrono e con gli abruzzesi che fanno solo tanto possesso palla con tante interruzioni di gioco che innervosiscono il Pescara, incapace però di imbastire seppur una minima reazione fino al 97esimo quando arriva il triplice fischio finale del direttore di gara che mette la parola fine alla rincorsa del Delfino alla terza piazza e apre a questo punto forse scenari imprevisti fino a qualche settimana fa. Nel prossimo turno si tornerà in campo all'Adriatico contro il Grosseto. Ora c'è da terminare la stagione regolare in maniera decorosa per poi concentrarsi sui playoff.
E l'evidente flessione della squadra dopo la vittoria sul Cesena, i pareggi con Teramo e Pondedera e soprattutto la brutta sconfitta di Lucca di ieri stanno portando a delle riflessioni il presidente Daniele Sebastiani e il DS Luca Matteassi, che potrebbero optare per l'esonero dell'allenatore Gaetano Auteri. La decisione è attesa nelle prossime ore. Tra i papabili per la panchina ci sono il tecnico della Primavera Biancazzurra Pierluigi Iervese o il vice di Auteri Cristiano Del Grosso come soluzione interna. Da considerare anche le candidature dell'ex Luciano Zauri e di Gigi Di Biagio, già accostati negli scorsi mesi al Pescara. I biancazzurri torneranno in campo sabato sfidando all'Adriatico il Grosseto. Col terzo posto lontano sarà testa a testa con l'Entella per la quarta posizione. E invece vittoria fondamentale per il Teramo, che supera la Cararese per 2-1 con le reti di Bernardotto ed Andrea. A nulla vale l'autogol di Kodromaz nei secondi finale. Con questi tre punti il Diavolo avvicina la salvezza diretta. Jacopo Forcella. La salvezza ormai può dirsi in archivio, vittoria doveva essere nelle intenzioni e il Teramo l'ha centrata con una prova gagliarda come tante volte gli era capitato in stagione, ma uscendo spesso con meno punti di quanti avrebbe meritato. Battuti i malanni che hanno tolto di mezzo Malotti, Mordini, Jacoponi e De Grazia, 2-1 alla Carrarese e Lega Pro pressoché assicurata anche l'anno prossimo. L'avvio del Diavolo è col piede pigiato sull'acceleratore, la testata di D'Andrea su cross di un rosso semplicemente imprendibile e centrale. L'ex casertana potrebbe stappare subito la partita raccogliendo una corta respinta dalla difesa della Carrarese, ma indirizza male il mancino confermandosi migliore come assistman. Dopo la fiammata iniziale la gara si siede un po' e gli ospiti con ritmi bassi ci stanno meglio, specie da palla inattiva e col piede di Semprini da corner, che prima chiama la conclusione sull'esterno della rete di Figoli e poi dalla parte opposta imbecca Dumbia alla battuta aerea di Bocos sopra la traversa. Il Teramo però a fine tempo mette la marcia superiore e Rosso trova il corridoio per Bernardotto, l'attaccante lo percorre tutto, poi apre il compasso, batte Vettorel per il sesto centro stagionale. Ma, e sembra incredibile, i padroni di casa potrebbero mettere addirittura in ghiaccio il match prima dell'intervallo. Caparbio Rosso che prende il fondo, ma Bernardotto col piatto non si regala una doppietta che conclude una prima frazione terminata con animi caldi per l'arbitraggio insufficiente di Leone Di Barletta e con una ripresa che Di Natale gioca con Dauria ed Energe per Giannetti e Berardocco, ma è ancora Rosso a suonare la sveglia con il mancino violento, ma al lato Apuani che tentano proprio con Dauria rovesciata e con il contropiede personale di Bramante a cercare un gol che però realizza dalla parte opposta il Teramo, perché Azio Smanovic è lesto e furbo a rubare palla all'interno dell'area di rigore e servire la scivolata sotto misura di Filippo D'Andrea al quinto centro stagionale e che piega una Carrarese fragile nelle retrovie. Molto più solido il Diavolo, che trema però come il palo di Battistella al settantesimo. Ancora Dauria tenta la via della rete col destro volante controllato da Perocchini, così come quello a cui è chiamato Vettorelle, quando Ondreca si esibisce in una discesa con dribbling e tiro di sinistro, non molto angolato. Nel finale l'autorete di Kodromaz su tiro cross di Dauria fa cadere l'imbattibilità difensiva di un Diavolo a cui però serviva a portare a casa i tre punti per dirsi salvo. Manca forse un centimetro, il più è fatto e, dati causa e pretesto, non era affatto scontato. Scendiamo di categoria, si conferma squadra da derby la Vastese, che all'Aragona piega per 2-0 il Pineto e scavalca proprio i biancazzurri in classifica. La squadra di Amaulo però deve recuperare ancora due partite. Roberta Di Sante. Va alla Vastese il derby tutto adriatico contro il Pineto all'Aragona. In uno stadio senza pubblico i biancorossi si impongono 2-0 con un gol per tempo, massimizzando le poche occasioni di una partita agonisticamente combattuta che ha visto attimi di paura nel primo tempo con lo scontro di gioco in cui il centrocampista biancazzurro Paoli ha avuto la peggio. Ma riavvolgiamo il nastro e andiamo con ordine. 4-3-3 per Fulvio D'Adderio, che deve rinunciare a Capitan Di Filippo squalificato per una giornata. In difesa c'è Altobelli. Nel 3-5-2 del Pineto
non c'è Pepe che non al top, parte dalla panchina. Amaulo arretra in difesa Paoli con Caprioli inserito a centrocampo dal primo minuto. Primo lampo di marca biancazzurra all'ottavo con Minella che riceve palla sul filo del fuorigioco, tagliata fuori la difesa vastese che cerca di ripiegare da posizione defilata. Il diagonale dell'attaccante è ribattuto in calcio d'angolo. Al dodicesimo risponde la vastese con una conclusione ad incrociare di Scafetta che viene deviata in corner sorvolando di poco la traversa. Sul successivo calcio d'angolo i biancorossi sbloccano la partita. Il più lesto in area è Pierpaoli che di testa supera Mercorelli e porta in vantaggio i suoi per l'1-0 aragonese. La gara è combattuta ma a varia di occasioni con la vastese che controlla e il Pineto che cerca di recuperare senza tuttavia riuscire ad essere incisivo. Attimi di tensione alla mezz'ora quando nel tentativo di colpire di testa un pallone si scontrano tra loro e rimangono a terra Paoli e Bosco. I giocatori della vastese nei pressi dell'azione richiamano immediatamente i sanitari in panchina. Si forma un capannello attorno ai due giocatori del Pineto rimasti a terra che dopo qualche minuto riescono a rialzarsi. Bosco riesce a proseguire, ad avere la peggio invece è Paoli che seppur cosciente è costretto ad abbandonare il terreno di gioco e viene portato via in ambulanza. Al suo posto entra Pepe che seppur non al top della condizione viene gettato nella mischia da Amaulo. La gara riprende dopo circa 4 minuti e il Pineto prova a farsi vedere dalle parti di Rienzo. Al 37esimo punizione di Mininclerri, tentativo sul primo palo di Barlafante chiuso in corner dall'attenta difesa biancorossa. Ancora un cross dalla destra di Mininclerri al 45esimo per la testa di Minella sul secondo palo, ma il centravanti sbilanciato non riesce a colpire con incisività e Di Rienzo può bloccare senza problemi. Termina così sull'1-0 la prima frazione. In apertura di ripresa al sesto, occasionissima per il Pineto che potrebbe pareggiare i conti con Mininclerri che al termine di un'azione insistita calcia incredibilmente fuori bersaglio da posizione centrale e poi si dispera. Ancora interruzioni poi tra il 19esimo e il 21esimo della ripresa. Al 19esimo dopo un intervento guai muscolari per Diallo che rimane a terra e poi viene accompagnato fuori dai sanitari, il difensore non riesce a proseguire, al suo posto entra Tancredi. Quindi al 21esimo altro scontro di gioco che questa volta vede protagonisti Bosco e Monza. Mentre i due sono a terra si accendono gli animi tra Minella e Pierpaoli che viene ammonito. I due riescono a riprendere il gioco prima di essere poi sostituiti entrambi dai rispettivi tecnici. Inevitabilmente la gara perde di ritmo ed è difficile riuscire ad imbastire gioco. Merito degli aragonesi in una partita che non regala moltissime occasioni e avere la lucidità di concretizzare quelle avute e di portarsi sul 2-0 al 28esimo grazie ad un'azione personale del neoentrato Alonzi che se ne va sulla sinistra, rientra sul destro e fa partire un diagonale ad incrociare che si insacca al fil di palo e che vale il 2-0. La risposta del Pineto su punizione al 34esimo è affidata a De Biase che dal vertice sinistro impegna Di Rienzo che con un bel colpo di reni alza oltre la traversa. È l'ultima emozione di un derby che premia la vastese che grazie ai 3 punti fa un altro passo avanti verso la zona playoff, scavalcando momentaneamente proprio il Pineto che rimane a quota 39 seppur con 2 partite da recuperare e che resta col fiato sospeso per le condizioni del proprio giocatore simbolo, le cui condizioni appaiono serie. Finisce in parità l'altro derby di giornata tra Castelnuovo e Notaresco. I padroni di casa passati in vantaggio con Colisi vedono rimontare tra primo e secondo tempo, prima da Diarra e poi da Gallo. Nel finale è D'Egidio a ristabilire la parità. Vediamo. Né vincitori né vinti, il derby del Vomano come all'andata termina in parità. Questa volta a rimontare il Castelnuovo che pareggia su calcio di rigore. E il derby degli indisponibili, entrambi gli allenatori devono rinunciare ad elementi di assoluto spessore. Di Fabio non recupera Emilio e Orlando, mentre Epifani deve rinunciare a Maio ed Esposito. A distanza di 2 anni il Comunale, dopo i lavori di ammodernamento, torna a riaprire le proprie porte ed ospitare pubblico. Con punti importanti in palio le due formazioni danno vita subito a una gara godibile. Il Notaresco prova a riversarsi dai primi minuti in avanti, ma a sbloccare il derby è il Castelnuovo. Il vantaggio nasce dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto profondo da Sparvoli. La sfera non viene allontanata dalla difesa, così il più lesto a girare verso la porta è Colì, che batte Sciba sotto misura. Quinto centro in stagione per lui, il secondo consecutivo.
Il notaresco, che si era fatto vivo dalle parti di Natale nei primi secondi di gara, ha subito il gol, impiega qualche minuto a riordinarsi, ma Condiarrà trova il gol del pari, il numero 5 si mette in proprio e con una conclusione dai 25 metri supera Natale. Non esente da colpe il numero 1 di casa nella circostanza, mentre per il centrocampista magliano è il primo gol in campionato. Rimesse le cose a posto, il notaresco torna ad impossessarsi del pallino del gioco, ma commette l'errore di lasciare quella che è la specialità della casa ai neroverdi, ovvero le ripartenze. Sparvoli sulla sinistra fornisce a centro area un pallone che va solo spinto in rete, ma Prestiani e Colisi ostacolano e la difesa, ospite, ringrazia. Con il risultato giusto di 1-1 va in archivio il primo tempo. Così come nella prima frazione, nel secondo tempo, da annotare è ancora il minuto 10, a sorridere è ancora il notaresco. Schema da punizione di apparente facile lettura, ma il Castelnuovo si fa sorprendere e lascia libero Gallo, che prende la mira e di testa sorprende Natale sul pallo lontano. Anche per lui prima rete stagionale. La risposta neroverde è immediata con Prestiani. Il centrocampista si inserisce bene in aria e lascia partire il destro su cui Shiba risponde mettendo in corner. La fase centrale della ripresa non vive di grandi emozioni, partita che si rianima improvvisamente però al 33esimo. Sparvoli entra a contatto in area con Lopez e per Finzi di Foligno e calcio di rigore tra le vibranti proteste del notaresco. Esecuzione affidata a D'Egidio che si fa ipnotizzare da Shiba. La sfera resta lì, si accende una mischia e la palla in qualche modo poi supera la linea grazie al tocco di D'Egidio che fa 10 in campionato. Le due squadre si accontentano e nei minuti finali non si punzecchiano. Al triplice fischio finale applausi per entrambe che in qualche modo continuano la loro striscia positiva in campionato e verso i rispettivi obiettivi finali. E prima di chiudere una notizia di servizio, siamo in pieno switch off dell'ILCN con il relativo nuovo sistema di trasmissione dei segnali audio-video. Vi chiediamo di pazientare, nel caso non ci possiate più seguire, di riavviare una ricerca automatica dei canali. Nei prossimi giorni TV6 sarà visibile sul canale numero 13. E questa era l'ultima notizia, stasera alle ore 21 non perdete l'appuntamento con Replay condotta da Enrico Rocchi, tutte le novità in casa Pescara, mentre l'informazione torna puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buona giornata.